Qualsiasi ripresa, video, fotografica che facciamo verrà utilizzata assolutamente a nessun scopo di lucro. Questo l'ho detto ed è chiaro e incontrovertibile. Ci piace di Radio Blu Show che devono funzionare un po' come una trasmissione radiofonica, non è come quelle visite che fanno i turisti in giro per la città, è proprio tutta un'altra cosa. Questa fabbrica era immensa, c'erano degli spazi, questi capannoni che voi vedete sulla mia destra, non so voi a che punto siete, sì, sulla mia destra, sono già appunto dei capannoni che facevano parte di uno spazio che da qui arrivava a via di Casalbertone, quindi capite che erano ettari ed ettari di fabbrica che hanno avuto una storia molto travagliata. Si trasforma da appunto una fabbrica tessile, perché questa appunto fabbricava questo rayon, che era una fibra di seta, era come una seta artificiale, e a un certo punto diventa fabbrica di guerre. Ecco, allora succede questo, che nel 1990 a un certo punto già chiaramente la regione aveva individuato questo come un sito di particolare pregio, perché è ovvio che è un posto che non è un posto qualsiasi, e quindi aveva cercato in qualche maniera di salvaguardarlo. Succede che, e questo è come si può dire, leggibile ancora dagli archivi del Messaggero, a un certo punto qualcuno in regione cancella un vincolo che era stato messo in rosso, e come Totò veramente lo cancella da rosso e lo fa diventare verde. Quindi il semaforo rosso vuol dire non edificabile, il semaforo verde vuol dire edificabile. Allora, intanto recuperiamo il video, poi torniamo a Stefania. Sì. E voglio anche trovare il barco, che spero che non mi abbiano chiuso. Il barco è più giù, infatti mi ricordo, diceva fine che me l'hanno chiuso stanotte. No, è una bella fregatura che già ste chiavi non si trovano perché c'è tutta una coda. Lo so, ma infatti, ma io sono talmente ottimista che io non mi aspetto che magari uno di loro arriva e dice, ah, ma dai, andiamo sotto. Sui mostri di cemento, stacco amore, riflette il cielo, è la natura che combatte, questo quartiere è meno nero. Ai mostri di cemento, il lago in sogno che si avvera, è la natura che resiste, stanotte Roma è meno nera. È uno spazio molto bello, che è uno spazio attrezzato polifunzionale, che si chiama il Quadrato. Tra l'altro questo si chiama, diciamo, gli è stato dato il nome di Parco delle Energie, proprio perché c'era questa attenzione quindi all'agricoltura e alle energie rinnovabili. Andiamo verso lo spazio e lo vediamo anche da dentro, magari c'è qualcuno dentro, ci diamo anche un'occhiata. Quindi diciamo, la cosa che fu fatta fu di mettere insieme la progettazione da parte del Dipartimento Ambiente con quelle che invece erano stati bisogni usciti fuori dai laboratori con i cittadini. Io mi ricordo che insomma dal contratto di quartiere c'era parlato di una ludoteca sicuramente, e anche dei laboratori artigiani che erano previsti all'interno di questo spazio. Quindi erano state date, diciamo, delle ipotesi, era stata data anche una strutturazione interna basata proprio su queste proposte, però tutto questo in realtà non è mai decollato, non ha mai avuto un seguito formale, quindi ad oggi è un po' sospeso. Nessuno ci voleva più andare, hanno fatto il trasferimento dei mobili, ma lì sono rimasti. Quindi c'è stato veramente purtroppo un abbandono. Posso parlare di questa integrazione? Sì. Che se da progetto, dicevamo prima che questo era originato da un progetto di un contratto di quartiere, allora doveva andare al municipio, quindi il Dipartimento Ambiente non l'ha mai dato al municipio. Quindi noi adesso abbiamo anche fatto un atto recentemente come giunta municipale in cui abbiamo chiesto che dal Dipartimento finalmente passasse poi al municipio, quindi siamo in attesa di questo passaggio. Non solo questa va salvata dal punto di vista naturalistico, ma anche paesaggistico, ma anche monumentale in qualche maniera, e come uso della memoria. Cioè questa è la nostra storia.